Abbiamo ancora tutti impresse nella nostra memoria le immagini della casa di riposo Bell'Aurora di via Emerico Amari a Palermo, una sorta di lager dove gli anziani indifesi venivano sottoposti a un vero e proprio regime vessatorio. Violenze, mortificazioni che rendono le intercettazioni una vera e propria istruttoria di una realtà che ci fa vergognare tutti. Repubblica ha pubblicato nel pomeriggio la replica degli indagati all'interno degli interrogatori di garanzia che sono stati effettuati via Skype. Ho avuto un blackout. Sto male, peso 42 kg, ha detto la 57enne Maria Cristina Catalano, che era l'amministratrice di fatto della casa di riposo. Lei, arrestata ieri, si è giustificata davanti al GIP di Palermo, Fabio Pilato, dicendo: «Ho problemi di salute, non mi sono resa conto. Sto attraversando un periodo particolarmente difficile della mia vita. Mi dispiace». L'avvocato della Catalano ha richiesto la revoca delle misure cautelari degli arresti in carcere e una visita medica per la sua assistita. Lei è accusata di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. Vincenza Bruno, l'amministratrice unica della casa di cura, così come un'altra indagata, ha deciso di non rispondere alle domande del GIP e il suo avvocato ha chiesto anche di visionare le immagini delle telecamere che hanno ripreso le violenze e rivederle, a noi come a voi, fa certamente male. Allora, quando ti atti devi associare la tronzata al dolore. Cosa dobbiamo fare? Devi dare il fastidio, giusto?